Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un nuovo video, io sono Naomi e voi siete Sto Chiacchiere Tra le Righe. Questo è il primo video del 2018, quindi colgo l'occasione per farvi tanti tanti auguri e augurarvi buon anno. Spero che quest'anno vi porti tante belle sorprese e ovviamente tante tante soddisfazioni. Come primo video di quest'anno ho deciso di portarvi il video sui buoni propositi del 2018, come avevo fatto l'anno scorso. Per la verità l'anno scorso l'avevo fatto a marzo, perché avevo aperto il canale a marzo e quindi avevo fatto il video con un po' di ritardo. Comunque, adesso vi faccio la versione 2018. Il primo buon proposito riguarda la challenge di Goodreads. Io dallo scorso gennaio sono iscritta a Goodreads, che per chi non lo sapesse è molto famoso tra i lettori, però nel caso qualcuno lo sapesse è un social network che consente di tenere traccia dei libri letti e dei libri che si vuole leggere, ma consente anche attraverso la challenge di tenere traccia del numero di libri che si sono letti. All'inizio dell'anno si inizia la challenge, si stabilisce un numero di libri che si vorrebbe leggere entro la fine del 2018, ma entro la fine dell'anno, e poi si vede se si riesce a completare la challenge. Io l'anno scorso a gennaio avevo iniziato una challenge con 50 libri, poi più o meno a metà anno avevo modificato il numero e l'avevo spostato a 80. Sono riuscita a completare la challenge perché nel 2017 ho letto 87 libri. Sono stata un po' più bassa degli 80 per la challenge di quest'anno, sono rimasta sui 70 libri. Visto che li ho superati l'anno scorso, penso di riuscire tranquillamente a leggerne di più, ma non volevo esagerare per non mettermi pressione, perché alla fine non è una gara, è solamente per mia curiosità personale. Il prossimo buon proposito riguarda le serie. Stilando la lista di serie che voglio continuare nel 2018 e iniziate nel 2017, mi sono accorta che solamente le serie che voglio continuare ammontano a 39. Ci sono delle serie che ho iniziato che non voglio continuare, ma ne parleremo in altri video a parte, non mi ricordo esattamente quanti siano, però ragazzi, 39 serie solamente quelle che voglio continuare, veramente un numero imbarazzante, non so come sia potuto succedere. Quindi un mio proposito nel 2018 è quello di portare avanti ovviamente le serie che sono state iniziate nel 2017 e finirne qualcuna, ovviamente, perché è vero che io preferisco non stringere troppo i tempi, di non leggere le serie ravvicinate, perché come vi ho spiegato in altri video io poi mi annoio a vedere sempre gli stessi personaggi, le stesse ambientazioni, e rischio di non terminare la serie, magari di metterla in pausa e non riprenderla per anni. Però è anche vero che portarla avanti per troppo tempo mi espone al rischio di dimenticare delle cose, quindi vorrei evitare di procrastinare troppo nel 2018 e di portare avanti, finire alcune serie. A fine 2017 poi mi sono aperta ad un nuovo tipo di letture, e cioè le graphic novel. Vi avevo già detto in un paio di altri video che mi ero interessata a un paio di serie, cioè la serie di Saga e a Monstress. In realtà poi mi si è aperto un nuovo mondo e mi sono interessata a un sacco di altre serie di graphic novel, ma anche graphic novel autoconclusive. Comunque mi si è aperto il mondo delle graphic novel, infatti adesso la mia lista, la mia wishlist su Amazon è piena anche di graphic novel, non tante quanto i libri, ma arriveranno altre. Il mio buon proposito qui, che in realtà è proprio un desiderio, è quello di cominciare a leggere graphic novel. Non voglio pormi dei vincoli di numero, né su questo né su altro, perché poi ando un po' a sentimento, un po' in base a quello che voglio leggere, ma è un tipo di lettura che sono molto interessata a fare. Ho già comprato il primo volume di Saga, che è lì che mi aspetta, sarà una delle mie prossime letture. Ho cercato a lungo di resistere a questa tentazione, perché se mi metto a comprare anche graphic novel il mio portafoglio mi saluta definitivamente. Cercherò di controllarmi, anche perché le graphic novel hanno un bel costo, costicchiano in linea di massima, però ho proprio voglia di farlo. Altro buon proposito è qualcosa che ho cominciato a fare alla fine del 2017, cioè cercare di contenere il numero di libri che compro al mese. Fino a qualche mese fa avevo fatto dei book haul che ammontavano anche a 15-20 libri. Prima di tutto, economicamente è un salasso. Secondo, io ovviamente non riesco a tenere il passo con tutti questi libri che compro rispetto ai libri che leggo, quindi vorrei cercare di non comprare troppi libri al mese, magari stando entro i 5 o 6, così poi da poter minare con più decisione la mia
libreria, la lista di libri che devo ancora leggere. E infatti negli ultimi mesi ho letto anche dei libri che avevo lì da un po' di tempo, ne sono molto contenta. Prossimo sulla lista dei buoni propositi, la lettura di libri in inglese. Nel 2017 ho iniziato a leggere libri in inglese ed è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto per due motivi, sostanzialmente uno di... facciamo tre motivi. Uno di carattere puramente estetico, perché ci sono delle copertine bellissime nell'editoria anglofona, copertine che magari poi non vengono utilizzate nella versione italiana o che magari vengono utilizzate nella versione in copertina rigida. Come sapete, io leggo soprattutto libri in versione brossura, quindi in copertina flessibile, quindi un motivo estetico. Un motivo molto più terra terra, cioè un motivo economico, perché la letteratura anglofona è molto competitiva rispetto a quella italiana. In Italia i prezzi si stanno alzando parecchio e quindi spesso leggere in inglese mi aiuta anche a contenere i costi. Badiamo bene, non è solo una questione economica, cioè io leggo in inglese perché voglio farlo, perché mi piace, perché voglio continuare a esercitare la lingua, anche perché all'università il livello di inglese richiesto era per quanto mi riguarda non molto alto, quindi è un modo per tenermi in esercizio, però ovviamente questo gioca anche a favore del mio portafogli, inutile mentire. E in ultimo, perché mi permette di accedere a tutta una serie di libri che in Italia non sono ancora arrivati e che magari mai arriveranno, o a serie che in Italia non vengono concluse e quindi in italiano non potrei concludere. Quindi per tutte queste motivazioni ho trovato una bellissima cosa a leggere in inglese e sicuramente continuerò. Anche in questo caso non voglio mettermi vincoli di numero. Ovviamente comincerò delle nuove serie, ma vorrei anche portare avanti diverse serie che ho iniziato nel 2017, ad esempio la serie di Throne of Glass, la Grisha Trilogy, la trilogia di The Magicians. In realtà The Magicians è una nota dolente perché non l'ho mai finito, lo devo finire e lo voglio finire, ma alla fine non l'ho più preso in mano. Insomma, ci sono un po' di serie che devo finire. Altra cosa che vorrei cominciare a fare è leggere non fiction. Per la verità è un proposito che mi ero fatta, che mi ero prefissata anche nel 2017, ma non è finita molto bene. In ogni caso ci riproviamo anche quest'anno. Vorrei leggere qualcosa che vada al di là della fiction, quindi dei saggi sostanzialmente. Ci sono tanti argomenti che meritano di essere approfonditi, molti temi interessanti. Comincerò con qualcosa di leggero nel senso come quantità di pagine, perché ovviamente non è un tipo di lettura che io sia abituata a fare, quindi andrò pian pianino, però è una cosa che mi va di fare, o per la verità qualche saggio non molto lungo in libreria, a parte Donne che corrono coi lupi, che è un mattonazzo così e che mi mette parecchia ansia e pare sia anche un libro molto impegnativo. A parte quello ci sono, però comunque anche quello lo voglio leggere naturalmente, però c'è già qualche libro che mi aspetta nella mia libreria e spero di aver voglia di leggerlo quest'anno, perché ovviamente non mi voglio costringere. Gli ultimi due propositi riguardano i classici e le riletture. Per quanto riguarda i classici, io ho letto veramente pochissimo come classici nel 2017, ma perché sono molto sul fantasy andante e è qualcosa di diverso da quello che mi piace leggere in questo periodo. Però i classici sono importanti, sono una parte importante della letteratura mondiale e ovviamente devono essere letti, meritano di essere letti, io li voglio leggere davvero. Anche qui molto in base a quello che mi andrà a leggere in periodo. Sicuramente voglio terminare i libri della Austin e devo fare anche qualche lettura in proposito. Comunque della Austin mi pare manchino un paio di libri. E in ultimo le riletture. Ci sono dei libri, o meglio delle serie, che io ho letto tanto tempo fa e che credo di poter apprezzare anche adesso che sono un po' più grande. In particolare vorrei rileggere Harry Potter, naturalmente, in questo caso in inglese, infatti ho già acquistato il primo libro e vorrei, se tutto va bene, leggerlo in questo periodo, però pur leggendolo in un'altra lingua si tratterà di fatto di una rilettura perché l'ho già letto. La trilogia della Guerra delle Streghe di Matt Carranza, che è formato da, nel caso qualcuno non la conoscesse perché di questo non sento parlare mai, Il Cane della Lupa, Il Deserto di Ghiaccio e La Maledizione di Oddi. Mi ricordo che mi era piaciuto tantissimo e quindi vorrei rileggerlo, e la Saga dell'Eredità di Christopher Paolini, quindi Eragon, Eldest, Brisinger e Inheritance.
quelli li vorrei davvero leggere, anche perché era passato un po' di tempo tra la lettura dei primi due libri e la lettura degli altri due, quindi questa volta vorrei leggerli un po' più ravvicinatamente. Tra l'altro quella è una serie che ho amato tantissimo, quindi ci tengo tanto a rileggerla. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto, questi erano i miei propositi libreschi per il 2018, fatemi sapere quali sono i vostri propositi libreschi del 2018, se abbiamo magari qualche proposito in comune, come è andata con i propositi dell'anno scorso, se ne avete fatti, magari voi non fate propositi libreschi, nel caso potete scrivermi anche quello, non c'è assolutamente nulla di male. Anche per oggi è tutto, trovate sotto nell'info box i miei contatti Instagram e Goodreads, su Instagram trovate la pagina ufficiale del mio canale, per cui se volete seguirmi extra YouTube mi trovate soprattutto lì. Se la prima volta che capitate sul mio video, sul mio canale, date un'occhiata agli altri miei video, se vi va iscrivetevi, io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!